cosa c'entra i ricchi e poveri con la Bibbia? Allora, è uno spettacolo che... Chi è Paolo Cevoli? Lui arriva dal, appunto, dal Riminese, lui nasce come conduttore di bar, di ristoranti, poi da lì, facendo le sue gag che cominciava già a fare lì, gli hanno detto perché non fai il cabarettista, è andato a fare il cabarettista. Dio ne ebbe compassione e cucide i vestiti con delle pelli di animali e li vestì. Tenete, prendeteli, tanto poi, prima o poi lo scamosciato torna di nuovo. E la Bibbia che cosa racconta? La Bibbia la racconta a modo suo, diciamo, come ho già avuto modo di dire, non in modo blasfemo, assolutamente. Parte dall'inizio, dalla Genesi, è uno spettacolo che appunto è partito a ottobre, che in Liguria ci sarà solo a Chiavari e quindi aspettiamo anche gente fuori dal Tiguglio. Con i soldi che raccoglierete voi che cosa farete? Allora, quei soldi che stiamo raccogliendo appunto già da 11 anni, ma ultimamente ci siamo mossi un po' di più perché siamo stati mossi molto dal desiderio di alcune persone, alcune famiglie che abbiamo incontrato. Abbiamo visto che queste famiglie già negli anni, principalmente pur avendo i bisogni dei loro figli speciali, come li chiamiamo noi, era proprio anche proprio la compagnia. E noi la prima cosa che stiamo facendo è la compagnia. Poi da lì hanno effettivamente bisogno di ausili, degli insegnanti di sostegno, dell'educatore a dei costi non indifferenti, e questo è un segno che ci è arrivato dall'alto e che comunque ci continua a dire andiamo avanti, perché abbiamo avuto anche dei momenti come dire ma facciamoci delle domande. Invece quando abbiamo incontrato queste persone, queste famiglie, sono loro che ci fanno andare avanti e questi ragazzi che ci fanno andare avanti sempre di più. E tra l'altro ho detto moltiplicatevi, non addizionatevi, scendo del per, non del più, quindi 3 per